niente, ciao, ciao a tutti. Da frontone che ho questa davanti, sta signora, con sta 126, che non c'è una curva dove stacca, non stacca mai. Dentro c'è una signora, ma è molto, molto grande, perché dire, guarda, non lo potrei dire io anziano, capito? Ma dico, ragazzi, cioè, a tutta birra, ve l'assicuro, che è da frontone, adesso sono dopo pergola in pratica, io sono a tutta tavoletta, c'è anche il cagnolino a bordo dentro, senza il separé, senza niente, ma composto, seduto di dietro, oh, accennato al rallentamento, c'è anche la sigaretta sulla mano sinistra, che miseria! Non mi era mai successo, ragazzi, cioè perlomeno, che ne so, 30 anni fa sì, no, questi tempi. Cioè a tutto spago, vediamo come affronta la curva del ponte di Monterolo, niente, piccolissima staccata, poi accelerazione per fare presa alla superficie, al manto stradale, e niente, non c'è possibilità, sto tentando la scia, non è la CIA, e speriamo neanche la NATO che fa solo problemi. Oh, e qui non c'è storia, sul rettilineo, e qui dentro c'è un 12 cilindri, sul rettilineo non ho storia, ragazzi. Oh, segna 110 sul 10, io moro, non mi era mai successo, io se provo a ma tanto che a me succedono. Oh, sto prendendo la scia di nuovo, e adesso c'è la trebbia però, piano, c'è come scoppia il motore, quello della bandierina si è incazzato. Io, ma dove cazzo l'ho trovata sta signora stamattina? Niente, ho ripreso, ha preso il largo di nuovo. Ormai non riesco più a neanche a prendere la scia. Ragazzi, devo abbandonare la 126. Porca madonna. Io, ma è grande, la signora è grandissima. Quello della trebbia si era incazzato. No, no, non ci riesco più ormai a riprendere. Vabbè ragazzi, ciao a tutti, moro pubblico, questo è troppo forte.